Nel mese di febbraio i bei giochi non sono mancati, anche se c'è stato poco in grado realmente di raggiungere le vette dell'eccellenza. Abbiamo visto Far Cry Primal, l'interessante esperimento di Ubisoft, il ritorno di Plants vs. Zombies con Garden Warfare 2 e l'attesissimo Street Fighter 5, che ha un po' deluso, ma più per le condizioni in cui si è presentato al lancio che per il potenziale sicuramente enorme. Gli appassionati avranno sicuramente gradito Dying Light The Following e, a proposito di appassionati, è sicuramente bellissimo Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Anche sul fronte indie c'è stata qualche proposta di qualità, per esempio Unravel, che però in realtà ha un po' deluso rispetto alle aspettative, e il bellissimo Super Hot, che invece ci ha convinti appieno. Ma il gioco del mese è arrivato nei primissimi giorni di febbraio e si chiama XCOM 2. Loyal citizens, I stand before you truly humbled on this 20th anniversary of unification. XCOM 2 non è un seguito pensato per battere cassa annacquando la formula, anzi i designer si sono seduti al tavolo e hanno creato il gioco che tutti noi vorremmo giocare. Hanno preso lezioni dalla scena del modding, hanno letto i feedback, hanno aggiunto elementi, opzioni e tutte le cose belle che venivano loro in mente. Il risultato è un gioco che non è facile, non è semplice, perlomeno se paragonato ad altri strategici mainstream, ma non ha paura di essere se stesso. È un gioco coraggioso, in una parola.